È partita la macchina organizzativa della Proloco, ma siete ancora alla ricerca di uno dei protagonisti del Natale, l'abete. L'abete, noi qui l'appello proprio, io sono qua per lanciare questo appello. Naturalmente la piazza di Fano merita un albero importante, un abete importante, una misura almeno di 12 metri, 10, 12, 13 metri. Gli ultimi tre anni siamo stati molto bravi più che noi dei cittadini fanesi che hanno messo a disposizione. Naturalmente l'appello è di non che uno che ha una bella abete nel proprio giardino, se ha bisogno di disfarsene, benissimo, noi accettiamo questo. Non vogliamo, l'appello deve essere chiaro, chi ha il suo albero e se lo tiene per sé, benissimo. Non è che dobbiamo distruggere degli alberi, un albero che uno ha bello nel proprio giardino. Vi rivolgete alla città di Fano o anche al di fuori? Ma io direi di no. Certamente noi abbiamo il nostro amico Michele Sorcinelli che si mette tutti gli anni a disposizione con camion, gru, e lui ha delle gru importanti perché ha delle gru che arrivano a 70 metri, perciò l'appello se possibilmente è Fano, ma se fosse anche nei dintorni di Fano non abbiamo problemi, perché il problema grosso è quello poi del trasporto, perché se andiamo ad occupare la sede stradale più larga di quello che è la larghezza di un mezzo, naturalmente poi ci vogliono permessi, contropermessi, regione, provincia, perciò possibilmente cerchiamo la cittadinanza di Fanesi, però se fosse Lucrezia, Cartoceto, Fossombrone, ben venga la proposta. E io mi auguro che tante telefonate arrivano a Fano TV o alla Proloco di Fano, giustamente il Natale a Fano e la Proloco è il soggetto collaboratore col Comune e speriamo che arrivi un albero all'altezza della città, della piazza di Fano. E quali sono le tempistiche? Le tempistiche sono ridotte perché noi naturalmente il 28 di novembre ci sarà l'inaugurazione dell'albero dell'accensione luci, perciò dal 20 al 25 dovremmo portare l'albero in piazza, installarlo, mettere l'illuminazione e tutto quanto che segue.